e secondo fino a questo momento, mentre intanto ecco che c'è un incidente che coinvolge Pierluigi Martini, un incidente piuttosto deciso. Vediamo, aspettiamo i soccorsi, il muso è notevolmente danneggiato, il pilota è cosciente ma si direbbe che abbia problemi, almeno contusioni, perché il viso comunque esprime sofferenza e non è riuscito ancora a uscire dalla vettura. A questo proposito diciamo che proprio qui a Imola sono entrate in vigore le nuove norme di sicurezza, tutte le vetture sono state aggiornate o rinnovate, mentre ecco che il replay ci ripropone l'incidente di Martini. Come vedete il muso è stato completamente, mentre ecco che alza le mani, il muso è stato completamente piegato verso il lato sinistro. Siamo alla curva delle acque minerali, se non vado errato, non sappiamo come è stato innescato, però il fatto che non sia ancora uscito dall'abitacolo ci fa pensare che ci sia qualche problema. Mentre intanto le prove sono state sospese per permettere l'assistenza al sfortunato pilota romagnolo, pilota che corre qui in casa, mentre intanto il collega Amedeo Verduzio va a dare una mano a Ezio Zermiani e in box per sapere notizie, ma Zermiani si trova dalla parte opposta della pista, quindi le informazioni per adesso possiamo averle solo attraverso le immagini, immagini che sono tranquillizzanti per quello che riguarda le condizioni del pilota sotto il profilo della gravità. Nello stesso tempo però ci lasciano chiaramente intendere che il Pierluigi Martini abbia comunque riportato almeno delle contusioni agli arti inferiori, queste le indicazioni che ci vengono dalla telecamera. Speriamo che al più presto il servizio di informazioni dell'autodromo, voi sapete che il servizio medico di Imola, quello che salvò a tempo record Berger, prima dalle fiamme con l'assistenza CEA, poi col servizio medico, è sempre velocissimo ed efficiente e lo è anche sotto il profilo dell'informazione. Speriamo che al più presto ci dia notizie tranquillizzanti in questo drammatico incidente che ha coinvolto Pierluigi Martini alla sua Minardi. Circa una ventina di minuti alla conclusione delle prove. Vedremo adesso quanto ci vuole per riprendere, ma diciamo subito che in situazioni di questo genere, già solo per sgombrare la pista, mentre intanto siamo tornati al box Minardi per vedere, vedete tutto il team che sta controllando intanto anche lo speaker del circuito, sta parlando del pilota incastrato nelle lamiere, quello che i telespettatori hanno già visto fin dall'inizio dello svolgersi di questo incidente. Vi dicevamo, di solito incidenti di questo tipo l'intervallo è di circa 20-25 minuti, sempre che il servizio medico riesca subito a liberare Martini e a portarlo all'ospedale che si trova dietro la tribuna centrale del box. Ho detto servizio medico impropriamente, nel senso che sono i tecnici, sono i meccanici che devono naturalmente provvedere a liberare il pilota, che viene intanto assistito dai medici. E io vorrei sentire intanto se Ezio Zermiani e box ha qualche informazione in più. Guarda, io ai box è inutile che ci vada, perché per l'incidente di Martini Minardi sanno meno di noi, voglio dire, sono più fra. Io sono qui adesso davanti alle autoambulanze e praticamente all'ospedale dell'autodromo, dove sono già portato dentro, come tu puoi immaginare. È chiaro che dopo, quando arriva la gente, non si riesce più a entrare, non si riesce più a avere le notizie. Diciamo che fino a quando non arriverà l'autoambulanza non riesco ad avere esattamente, fino a quando cioè il dottore non vedrà il pilota, non potremo certamente fare delle previsioni. Io sono qui vicino al dottor Piana, quindi abbiamo proprio l'intesa che non appena avrà notizie, i primi a saperlo in assoluto saremo noi, ma vedo che sono piuttosto calmi nel modo di
sì, muoversi, infatti, di comportarsi, quindi diciamo pure che è una cosa, sì, anzi si procede, ecco, si procede con molta calma, sì, con prudenza, proprio per non eventualmente aumentare le lesioni, dato che appunto l'incidente è pur estremamente serio, e vedremo poi le conseguenze quali sono, non fa temere particolarmente in questo momento per la vita del pilota, quindi si procede con molta attenzione. E a questo punto, mentre sono accorsi un po' tutti, vediamo anche rappresentanti della Federazione Internazionale, vediamo uno dei commissari sportivi a rendersi conto della situazione. E vi ricordo che stiamo trasmettendo in diretta dal circuito di Imola per la prima giornata di prove ufficiali del Gran Premio di San Marino, decima edizione, valido quale terza delle 16 prove previste per il campionato del mondo di Formula 1, ed è praticamente la corsa che riapre il discorso dopo la gara di Phoenix e la gara di San Paolo del Brasile, dove si ebbe la entusiasmante vittoria del campione del mondo Alain Prost con la Ferrari. Ma questa gara di Imola è particolarmente importante, e mentre intanto vedete che Martini continua a manifestare sofferenza per la situazione nella quale si trova. Evidentemente la situazione è piuttosto seria, nonostante le iniezioni calmanti che senza dubbio i medici dell'assistenza gli hanno già praticato. Dicevamo, questa corsa di Imola è particolarmente importante perché riapre il discorso del campionato dopo una pausa di quasi 2 mesi, con vetture nuove o rinnovate e lungamente collaudate, soprattutto qui sul circuito di Imola, anche se molti giorni di prova sono stati disturbati dalla pioggia. E quindi il risultato di questa gara e di queste stesse prove sarà indicativo sulle possibilità future. Intanto vedete che si comincia a lavorare per liberare il pilota dall'abitacolo. Mentre continuiamo ad aspettare notizie visivamente prima e poi dalla voce di Zerbiani quando Martini sarà ricoverato all'ospedale dell'autodromo, e continuiamo anche per sdrammatizzare un po' la situazione a fare un po' il quadro di come si prospetta questa corsa e queste stesse giornate di prove. Il fatto stesso che Berger e Senna abbiano subito piazzato 2 giri velocissimi, migliori del record del circuito e dei tempi ottenuti in prova nei giorni scorsi dalla più parte dei concorrenti, e così come il terzo tempo eccellente di Patrese a soli 46 centesimi di secondo da Senna, dimostra che tutti gli avversari della Ferrari si sono lanciati tutti. Ecco, intanto vedete che Martini viene caricato sull'ambulanza. E a questo punto Zerbiani, che sta seguendo ovviamente quello che dico io, sta per entrare poi a sua volta in cronaca. Ezio, quando arriverà l'ambulanza, sì, prendi il microfono naturalmente. Ora vi dico anche un'altra cosa, è arrivato adesso velocissimo Minardi, voleva evidentemente vedere come erano stati organizzati i soccorsi, e ho chiesto se per caso Pierluigi aveva parlato, perché sono collegati con l'interfono. Dice no, non mi ha parlato, dice poi perché a questo punto ci siamo staccati, io sono venuto subito qui per vedere se erano pronti i soccorsi sono prontissimi. Poi Giancarlo Minardi è scappato di nuovo, è andato a cercare di organizzare probabilmente anche trasporti vari con elicottero eccetera. Comunque qui la situazione è sotto controllo, si sta solo aspettando che arrivi il pilota. Ecco, qui c'è un po' di animazione, ovviamente c'è suo ex collega. Ecco, un attimo, ecco, questo è l'ultimo. Dottor Piana, lei l'ha sentito per interfono, quali sono le condizioni? Sì. No? Ho avuto notizie direttamente dalla centrale, che per via e attraverso la televisione ha seguito l'incidente e la fase del soccorso. Mi dicono che ha riportato un trauma alla gamba, non so se destra o sinistra,
con sospetta frattura. Comunque nulla di particolarmente grave, fra una decina di minuti vi saremo più precisi. Grazie dottor Piano, avete visto, noi siamo riusciti ad avere quantomeno queste notizie relativamente rassicuranti, diciamo pure, perché poteva essere veramente peggio. Pare allora una gamba sola, sospetta frattura, quindi diciamo pure che si ridimensiona molto. Sì, perché effettivamente le immagini, non so se tu hai possibilità di vedere le immagini, ecco, effettivamente vedere la vettura, soprattutto dall'alto, in verticale, è impressionante, perché all'altezza dell'abitacolo, praticamente dove si troverebbero le ginocchia del pilota, il muso, comprese le due ruote anteriori, è spostato di 90 gradi verso sinistra. Quindi il timore era che le gambe del pilota fossero completamente nella piega del musetto. Evidentemente col fatto che adesso il pilota deve avere i piedi dietro l'asse anteriore, probabilmente questo ha limitato i danni, confermando che un progressivo miglioramento della sicurezza in queste auto di Formula 1 continua ad esserci. Sarebbe stato interessante aver visto come si è innescata l'uscita di strada per riuscire a capire come ci sia stato quest'urto così violento da piegare il musetto della vettura in un modo che possiamo considerare anomalo e atipico rispetto a tutti gli altri incidenti che nel corso degli anni abbiamo visto in questa categoria di corsa. Intanto il regista Tommasetti ci propone la situazione di classifica dopo 40 minuti di prove della prima delle due giornate di qualificazione per lo schieramento nel Gran Premio di San Marino, decima edizione, terza del Mondiale di Formula 1 1990. Gerhard Berger e Ayrton Senna su McLaren Honda hanno i due migliori tempi, occuperebbero la prima fila se ci si fermasse a questo punto. Patrese con la Williams Renault è terzo, Mansell con la Ferrari, che è dotata, Ezio, dimmi se mi sbaglio, del nuovo motore? Sì, per entrambi, l'hanno provato entrambi questa mattina. Nel pomeriggio Prost voleva fare delle comparazioni fra il vecchio e il nuovo motore, perché non riusciva a rendersi conto quali fossero i difetti fondamentali. Secondo lui era l'inserimento in curva e la risposta non la trovava pronta. Ecco, e intanto la telecamera sta seguendo l'ambulanza che sta arrivando ormai dalle tue parti. È seguita anche dalla vettura dei medici ed ecco che esce dalla pista e si presenta davanti all'ospedale. L'abbiamo visto, è nella barella, però è tranquillo, l'abbiamo visto. Ha aperto la porta un attimo e di stesso non ha neppure l'ausilio per la respirazione all'ossigeno, quindi è tranquillo, veramente l'abbiamo visto sereno, disteso. Si stanno chiudendo le porte, però credo proprio, abbiamo la promessa da parte del medico, il dottor Piana, che non appena verificherà le cause e la situazione medica, verrà a dirci immediatamente quali sono le condizioni di Pierluigi. Intanto le immagini che ci ripropongono a rallenti l'incidente purtroppo cominciano a incidente praticamente avvenuto, con l'impatto che ha piegato completamente a sinistra a 90 gradi, angolo retto, il muso e l'asse e le ruote con l'asse anteriore della vettura. Adesso si dovrà procedere, mentre si verificano, ecco, allo sgombero della pista, operazione che è cominciata in questo momento. In questo momento Pierluigi è cosciente perfettamente, stava parlando con il dottor Piana mentre lo trasportavano con la barella, stava parlando molto serenamente, quindi non ha neanche dolore. In effetti c'era una fleboclisi, come si fa sempre in questi casi, veramente come calmante, però parlavano. Mentre intanto colpisce vedere la macchina sollevata con il muso e le ruote anteriori completamente staccate e che restano attaccate alla vettura solo per un paio di cavi. Quindi c'è stato proprio
l'asportazione completa della parte anteriore della vettura. Comunque lo sgombero della pista sta continuando, mentre mancano pochi minuti alla conclusione del nostro collegamento, che era previsto fino alle 14:05, in considerazione del fatto che volevamo mettervi nella possibilità di sapere quale era il primo provvisorio schieramento di partenza dopo le prove del venerdì. Naturalmente le prove si prolungheranno, bisognerà vedere quando riprendono, ma riprenderanno non prima di 5 minuti, e quindi dobbiamo supporre che le prove si concluderanno attorno alle 14:20. Quindi, se non avremo, come ritengo, la possibilità di prolungare il collegamento, i nostri ulteriori notiziari vi daranno informazioni complete. Intanto vedete la nostra telecamera con l'attrezzatura particolare per le riprese, ci ha fornito ottime immagini della situazione dei soccorsi, riprendendole dall'alto. L'ambulanza sta uscendo in questo momento. Ovviamente andava a riprendere posizione, perché abbiamo visto all'interno non c'era nessuno, quindi probabilmente al ripristino delle prove giustamente tutto l'impianto di soccorso deve essere funzionante, perché le prove dovrebbero riprendere fra pochi minuti in effetti. A questo punto tu cosa fai? Aspetti ancora il dottor Piano? Sì, io aspetto il dottor Piano fino a quando abbiamo il collegamento, dopo chiaramente mi precipito all'ospedale e seguo tutta la situazione sanitaria per quanto riguarda Martini, per il resto evidentemente servizi eccetera vedremo di concordarci con i colleghi per seguire sulla pista le prove e il resto della corsa. Benissimo, qui abbiamo anche il collega Verduzio che eventualmente può venirti a dare un'assistenza in pista se ritieni che sia opportuno. Io direi che a questo punto se scende prende il posto lui, io seguirei volentieri Pierluigi Martini, tra l'altro ieri eravamo stati nel suo... Ecco, dove vi trovate allora? All'ingresso dell'ospedale? Esatto. Ecco, è partito adesso. Vedete una ripresa dall'alto con l'abitato di Imola alle spalle del circuito, tra gli alberi corre il fiume Saterno al quale avevo fatto accenno quando avevo cominciato questo collegamento, che si è... ha preso una svolta drammatica dopo questo incidente a Pierluigi Martini. Ecco, vedete quanto è impressionante vedere l'abitacolo con tutta la parte anteriore asportata. La pista non dovrebbe aver subito particolari danni nel punto in cui Martini è uscito di strada, quindi teoricamente tra poco dovrebbero riprendere. Appena questa vettura uscirà dalla pista, appena la direzione di corsa avrà riverificato l'agibilità completa e la sistemazione dei mezzi di soccorso come è dettato dalle esigenze, le prove potranno riprendere. Vi ricordo che si parte da una posizione attualmente consolidata dopo una quarantina di minuti di prove, con Berger al miglior tempo in 1:24.173, affiancato da Senna in questo ideale schieramento di partenza provvisorio con 1:24.440. La seconda fila è formata da Patrese in 1:24.486, come potete vedere sul teleschermo, e da Mansell con 1:25.539. Terza fila per Putzen con la seconda Williams in 1:25.539. 1:25.909, sesto, terza fila sempre per la rivelazione Alesi in 1:26.281, diciamo Alesi rivelazione perché fin dal debutto lo scorso anno del Gran Premio di Francia, dove conquistò con la Tyrrell il quarto posto, e Alesi, oriundo siciliano,
si è rivelato come uno dei corridori di sicuro grande successo, grande avvenire. In Francia viene già chiamato il nuovo Prost. Da quando poi Tyrrell ha trovato un supporto e un appoggio da Ron Dennis, il team manager, direttore e proprietario della McLaren, che gli ha assicurato per la prossima stagione, forse anche per la fine di quest'anno, i motori Honda 10 cilindri attualmente usati dalla McLaren, che poi prenderà il nuovo 12 cilindri Honda, è chiaro che la Tyrrell è diventata vettura sicuramente più interessante, soprattutto nella nuova versione preparata dagli ex ferraristi, ingegneri ferraristi Postaltoit e Migeot, che hanno preparato una macchina molto originale. Avremo poi agio di vederla nel corso delle prove e nei nostri successivi notiziari, e che già si presenta aerodinamicamente estremamente, tecnicamente estremamente interessante, e che consente al pilota, pure eccezionale, di fare comunque prestazioni notevolissime, disponendo di un motore che ha un centinaio di cavalli meno degli avversari più agguerriti. A proposito delle nostre trasmissioni,